arrivo, come potete vedere oggi sono in giardino e siccome nel mio canale si parla un po' di tutto, vi faccio vedere come si fa la potazione della lavanda per poter fare dopo i sacchetti di qua potata praticamente quando sta appena per sbocciare, non completamente, e circa a metà, vedete, in questo modo, tagliando per obliquo e mettendo il mazzettino capovolto a testa in giù. Adesso taglio alcuni mazzettini di lavanda perché poi li legherò con un nastro e li metto capovolti in attesa di essiccazione. Una volta effettuata l'essiccazione, la lavanda si può sgranare completamente e i grani si possono riutilizzare per riempire i sacchettini e fare i sacchettini. Questi sono i sacchettini in organza che generalmente uso, ovviamente non basta uno, dovrò andare dai miei amici China a comprarne degli altri per poterli riempire. Magari se riesco domani mattina prendo la mia Riverside 500 e vado a comprarli, perché secondo me di questi ne servono almeno un bel po'. L'anno scorso siamo riusciti, io e mio marito, a farne una montagna e ne abbiamo fatti circa 12 di questi, ma cicciottosi, pienosi, non come quelli che vendono praticamente nei negozi. Oppure si possono svuotare se hanno perso il profumo e riciclare con quelli che già abbiamo. Adesso dovrei fare una verifica nei cassetti e vedere quali sono ancora buoni e quali no, e quindi fare questo lavoro. Questa qui è la malva, il malvone e la melissa, non so se riuscite a vederle, che sto preparando essiccati, perché poi una volta che sono secchi li frantumo e li metto in dei piccoli barattolini per fare la tisana per l'inverno, e vi garantisco che sono ottimi. Ovviamente quando si è al giardino si procede a fare tante cose, perché comunque i fiori fioriscono, le piante hanno bisogno anche di una leggera potatura per poter rinvigorire. Per la melissa ho solo melissa che serve per aiutare la melissa, che servono per sfiammare, ecco, quindi li uso tantissimo perché comunque le erbe in cucina possono essere utilizzate, e per questo sono grata e ringrazio la natura tutti i giorni per quello che ci dà. Inoltre ho anche delle piante di alloro, che anche quelle si possono tranquillamente staccare le foglie, ma poi ho preso e bevuto in tisane o infusi, fa passare il mal di testa, quindi è una pianta molto nobile. Poi vi farò vedere in un secondo momento, ripeto, il montaggio e la preparazione di tutte queste cose che sto raccogliendo ed essiccando. Poi ovviamente una volta ottenuto il primo mazzolino, vedete, di lavanda, vedete, non sono completamente aperti ma neanche completamente chiusi, una via di mezzo. Mio marito è molto più bravo di me a fare questo lavoro, Vanno messi tutti pari in questo modo, ok, e legati questo qua. Lo taglio, eccolo qua, e procedo a legare il mazzo, che andrà poi capovolto a testa in giù e messo in un luogo scuro per l'essiccazione. Perché non va fatto secondo quando è completamente aperta la lavanda? Perché resta più intenso il profumo, e io vi posso garantire che nei miei sacchettini che preparo per i guardaroba ogni anno, il profumo mi resta per tutto l'anno, quindi adesso quando andrò a sostituirlo avrò ancora il profumo del sacchettino dell'anno scorso, leggermente un po' svanito ovviamente perché è un anno, però tiene ancora. Adesso pareggio il cordino, okay. Vado a fare un piccolo nodo in modo che creo l'anello per appenderlo. È profumatissima, si sente tantissimo. Poi vi farò vedere in un secondo momento la procedura di sgranamento della lavanda
il consecutivo riempimento dei sacchettini. Uso dei sacchettini in organza. L'ideale sarebbe avere dei sacchettini di cotone, perché così il profumo della lavanda traspare e resta comunque poi dentro nella trama del tessuto del cotone e persiste più a lungo dentro nei cassetti.